Buonasera a tutti, bentrovati qui a Radio Cerrano Web. Giovedì sera, sono le 18:32 minuti. Ancora una volta vi debbo sottolineare il fatto che siamo in rigorosa diretta e questa sera poi siamo in diretta e siamo in collegamento con due ospiti di livello. Uno è un nostro amico che avete già conosciuto, quelli di Radio Cerrano Web l'hanno sicuramente conosciuto perché abbiamo fatto qualcosa insieme a livello musicale. Sto parlando di Elio Forcella, che è qui con me e che vi saluta. Ciao, ciao a tutti. Ma Elio Forcella questa sera è non in veste di DJ, ma in veste di autore. Perché? Perché stasera parleremo di Cani di strada, che è un suo libro, che però adesso è diventato un film grazie a un produttore, soprattutto grazie a un premio, vero Elio? Racconta sì, un po'. Una storia per il cinema, è la prima edizione, ho vinto questo premio, Una storia per il cinema. Ci abbiamo qui dove Monica credo che sia la direttrice artistica. Ecco qui. E il premio era appunto la realizzazione di un lungometraggio. Allora, quando Elio parla, dice Monica, parla di Monica, naturalmente sta parlando di Monica Carpanese, che è in collegamento con noi. Buonasera Monica. La posso Ciao chiamare tutti. Monica? Certo, possiamo... mi devi dare del tuo anche. Guarda, ti ringrazio perché poi, tra parentesi, Monica è un volto noto della, non solo del cinema, ma della televisione. Sappiamo che la televisione è quella che dà un po' più visibilità, ma lei si è districata benissimo in altri ambiti culturali e di spettacolo. Ha fatto cinema, teatro, vero Monica? Sì, sì, soprattutto cinema e teatro. Soprattutto cinema e teatro. Esatto. Ci sono delle differenze sostanziali tra questi linguaggi culturali, vero? Tra cinema, certo, teatro? Beh, è un abisso, direi. Nel senso che sono proprio due linguaggi completamente differenti, che anche l'interpretazione è completamente diversa. Quindi quando si fa teatro si entra in una modalità, poi quando si va a fare cinema bisogna fare uno switch e cambiare modalità di recitazione. È una curiosità che ho sempre avuto, ma è difficile, o quali delle due, per esempio tra cinema e teatro? Noi ci siamo un po' cimentati nel teatro, quando dico noi, sia Elio, io, insomma, ma da animatori, ma quando si fa cinema, televisione, cambia completamente la modalità? Questa è una curiosità che ho io. Sì, sì, cambia completamente. Diciamo che il cinema non ti dà quell'effetto immediato, quel calore del pubblico, però ti dà grandi altre soddisfazioni in un altro modo. Chiaramente le tecniche sono diverse, anche l'impostazione stessa della voce è differente, si fanno più ciak, quindi ci si permette un po' di più di sbagliare nel teatro. Sì. Nel teatro no, non si deve sbagliare, ma può succedere anche che certo, si sbagli. C'è l'emozione del live che manca, però ha un altro tipo di fascino. Allora, veniamo a noi. L'argomento della serata di questo mio programma si chiama Schegge. Questa sera si chiama Schegge proprio perché passa da un ambito a un altro, e quindi questa sera è culturale, molto culturale. Di solito giovedì mi occupo di musica, ma questa sera era importante perché naturalmente Elio Forcella è un nostro amico, e questa notizia che il film è stato concluso, se non sbaglio, cioè Cani di strada, lo avete concluso, questo ci porta a fare questa piccola anteprima e dire ai nostri ascoltatori che cosa è successo in questi mesi del lockdown, oppure dal momento in cui Elio ha vinto il premio di cui tu sei direttrice artistica ad oggi. Allora, come è venuto questo Cani di strada? Benvenuto. Lo chiede una che è un po' di parte. Eh sì, vabbè, ma anche noi siamo di parte, quindi. Guarda, siamo, noi siamo molto soddisfatti. Qui. Siamo molto soddisfatti del risultato, che chiaramente è leggermente diverso da quello che può essere il libro, perché il linguaggio cinematografico è diverso anche da quello della narrativa, da quello editoriale.
quindi sicuramente ho avuto bisogno di aggiungere delle cose. Io comunque avevo fatto leggere anche la sceneggiatura a Elio prima di iniziare le riprese, proprio perché si rendesse conto dei cambiamenti. Però è stato un percorso, devo dire, molto complicato, visto che è stato questo periodo di pandemia e di lockdown che ci ha rallentati. Ma noi siamo stati, pensate, la prima produzione in Italia cinematografica a partire dopo il lockdown, quindi abbiamo anche questo primato. E sì, nonostante le difficoltà, perché ne abbiamo avute molte per le nuove normative, per tutto quello che ne conseguiva, però siamo davvero soddisfatti. Non so, il trailer ve l'ha fatto vedere Elio? No, il trailer lo manderemo fra un po', lo manderemo in diretta qui dalla radio. No, a me, se ci parli un po' del cast, perché io l'ho visto, visto che è anche un cast di livello, e quindi se ci puoi Sì, non illustrare. abbiamo. Dimmi, scusa. Certo, No, no, dicevo, se ce li puoi presentare, sono persone, insomma, abbiamo, beh, intanto un regista d'eccezione che è Gianni Leacche, che è un regista storico che ha lavorato tantissimi anni in Rai perché ha fatto tutte le puntate della squadra Napoli, la vera squadra, poi ha fatto Un posto al sole, insomma, ha fatto tante produzioni Rai, anche se lui nasce come regista di cinema. E Gianni Leacche, insomma, ha dato la sua creatività per le riprese, che è stata fondamentale, devo dire. Per quanto riguarda il cast, vabbè, ci sono io, che sono comunque, diciamo, l'unica interprete, non l'unica femminile, però tra i protagonisti, sì. E poi ci sono gli altri due protagonisti che sono maschili, che sono Amarza e Vittorio Vaspi, che saluto, e Tiziano Mariani, ma un attore eccezionale che ha voluto fare parte di questo progetto è Massimo Bonetti, che non ha bisogno di presentazioni perché anche lui è un volto estremamente noto della televisione e del cinema, insomma, lui penso Sì, abbia Massimo tutto. Bonetti veramente è molto Sì. conosciuto, ha partecipato, se non sbaglio, ha partecipato alla squadra, anche lui era Sì, uno, era il un protagonista della interprete. squadra e di tanti altri film, con Massimo Troisi, con Sì, Fratelli è vero. Taviani, insomma, Mentre non ha tu, bisogno di. molti si ricorderanno di te in Don Matteo, 100 vetrine, insomma, Sì, anche tu hai fatto esattamente. la tua gavetta, come si suol dire, televisiva, che insomma. Esatto, E anche, esatto. diciamo, è anche di rilievo. Una cosa che mi interessava chiederti, cosa ti ha colpito di più in questa storia? Qual è stato un Non ho po'? capito, scusa, cosa mi ha colpito di? Cosa ti ha colpito di più in questa storia che poi hai sceneggiato in questo testo di Forcella? Qual è stato un Ma po', secondo te, la chiave di volta? innanzitutto l'umanità con cui è stato scritto, perché è un libro estremamente sensibile che esprime appunto la sensibilità di Elio, con l'idea che ha avuto. E poi non è banale, non è assolutamente banale, perché sai, una storia di integrazione sociale può essere scritta in tantissimi modi, però si rischia di andare nella banalità. Invece questo è un libro e di conseguenza anche il film è fuori dai luoghi comuni. E questo l'ho apprezzato molto, perché l'extra comunitario è quello che ci sta insegnando in qualche modo ad amare la vita e ad amare l'Italia, che lui apprezza perché comunque è il paese che l'ha ospitato. E il ruolo della prostituta, che è quello che ho interpretato io, anche questo non è un luogo comune perché non è la classica prostituta costretta a farlo una ragazza dell'est, ma è un'italiana, una persona che lo fa per altre motivazioni. Quindi è tutto molto profondo, ma non sfiora appunto i luoghi comuni che io non amo molto, devo dire. Quante belle parole, Elio, eh? Hai visto? Lo si sta Mi commuovendo. commuovi, Elio, è Monica. sensibile. No, ti Ma ringrazio quindi perché. adesso passo la palla a te, no? No, L'ispirazione. no, volevo dire che Monica comunque ha centrato quello che era lo spirito del romanzo. L'ispirazione è la strada, cioè quello che ho visto, naturalmente poi viene trascritto su un testo, quindi c'è anche della fantasia, però è ispirato alla realtà,
da personaggi che ho incontrato, che comunque ho sentito parlare. Che poi, tra parentesi, è una, come dire, un tuo marchio di fabbrica, no? Quello di prendere prendere e poi rielaborare determinati il tuo testo, ma prendere un po' dalla società, da quello che ci circonda, anche per gli altri tuoi lavori, se non sbaglio. Sì, ci tenevo a dire che comunque io non parlo degli ultimi, cioè più mi interessano gli esclusi, cioè quelli che non possono partecipare. Capisci cosa e voglio ce ne dire? Sono, sì, no, perché anche l'ultimo perché ce ne sono comunque parecchi. È in classifica, anche sì. se invece mi interessano quelli che sono esclusi. Pronto? Ci senti? Ecco, ora ti sento, sì. Allora dicevi Elio... No, dicevo che parlo appunto degli esclusi più che degli... cioè quelli che non sono nemmeno in classifica. Esatto, non degli ultimi. Mi interessa proprio questo tipo di umanità nella quale io riesco a vedere una grandissima davvero umanità. Cioè io... Vabbè, dove vedo Monica, mi sbando, non so Monica, perché. Scusami, a proposito, ci senti? Monica, sì. No, dicevo, a proposito di queste tematiche che ci ha esplicitato Elio, no? Il fatto di prendere spunto addirittura dagli esclusi, nemmeno dagli ultimi, gli esclusi stanno pure proprio fuori, ma non rischia che questo film sia un po' in controtendenza, e quando dico controtendenza parlo un po' di quelle che sono le tematiche che vanno più di moda adesso, no? Un po' populistiche, un po', come dire, far finta che gli ultimi non esistano. Credo forse che è una cosa voluta, no? Quella anche di avvicinarsi a queste tematiche da parte Beh, certo. Nostra. Certo, io non lo definirei neanche di controtendenza, perché non c'è mai una tendenza in questo settore. Gli ultimi sono sempre esistiti, hanno solo magari cambiato forma, perché prima erano delle persone escluse, anche se erano italiani, adesso sono diventati gli extracomunitari per certi versi, però è sempre purtroppo di moda questa cosa di riconoscere delle persone e definirle giustamente escluse. C'è chi si autoesclude per questioni anche personali, c'è chi viene escluso dalla società, però è giusto in tutti i modi tirare fuori questi argomenti. E in questo credo che l'arte, il cinema, la cultura in genere sia sempre quella che arriva un po' prima a determinate conclusioni, vero? O mi sbaglio? Io credo che l'arte e il cinema abbiano la responsabilità anche di tirare fuori certi argomenti. L'arte serve anche a questo. Sicuramente, sono pienamente d'accordo. Anche lo scrittore ha questa responsabilità. Certamente, io infatti in questo ci mettevo un po' tutti, nel senso di il musicista, il fotografo, il cineasta e lo scrittore, soprattutto direi. No, lo scrittore soprattutto, perché poi ha quella sensibilità lo scrittore di arrivare prima sui problemi. Mi riferivo a me, tra virgolette, scrittore. Vabbè, dai Elio, su uno. Io più che scrittore racconto storie, ecco, storie di vita e storie di uomini. Sì. I loro sogni, le loro paure, le loro speranze. Ecco. Allora, io ti voglio fare però una domanda che, insomma, mi gira. Te l'ho fatta un po' prima in macchina, quindi. Ma tu, quindi, quando hai saputo che avevi vinto questo premio e che il tuo libro sarebbe diventato un film, cosa hai detto? Non mi dire come l'intervista che hai fatto un salto di gioia, ma cosa hai pensato? Non so dirtelo, è un brivido che mi ha attraversato, il salto l'ho fatto, quindi lo confermo, però è qualcosa di... è qualcosa che tu speri che possa arrivare, che un tuo libro poi diventa un film, è qualcosa molto bello. Inimmaginabile, vero? È bellissimo. Monica, tu sei anche la direttrice artistica di questo premio, giusto? Sì, diciamo che è nato da una mia idea. Ah, ecco, allora sei l'ideatrice. Ma come ti è saltato in mente? Sono l'ideatrice, sì.
Ma guarda, io ho letto molti Aia. libri, ho anche avuto a lavorare con delle case editrici in passato e molti autori con cui parlavo pensavano, mi dicevano, ma sai, secondo me la mia storia è adatta per un film. E io stessa, leggendo alcuni libri, avendo una mente cinematografica di default, li vedevo, alcuni libri erano scritti per diventare un film, secondo me. E quindi ho detto, ma in Italia non esiste. Io comunque nel cinema ci sono da 30 anni, quindi con poco, con tanto, perché poi bisogna stare attenti anche ai budget, in qualche modo si può realizzare, si può dare un sogno a chi ha un libro nel cassetto e si può dare anche un valore aggiunto in più al cinema, all'arte cinematografica. Non è che mi sono inventata il fatto di realizzare un film da un libro perché già ne sono stati fatti tanti, però dare Sicuramente. l'opportunità a chi è, non dico escluso, però quasi, perché anche l'editoria è un mondo difficile, quindi riuscire a farsi notare, a fare in modo che il proprio libro diventi un film non è così facile. Questo concorso Sì. poteva dare l'opportunità a tanti e così ha fatto. Bene, infatti il mondo dell'editoria è un po' bulimico, vero? Nel senso che ci sono tanti che No, scrivono e pochi che leggono. sì. E non gli si riesce a stare dietro. E in effetti, credo che la maggiore difficoltà per un autore sia quella di emergere un po', giusto? Sì, come diceva Monica, è difficilissimo nel mondo dell'editoria venire fuori. Forse questo premio ha questo pregio proprio. Facendolo un film da un romanzo, anche inedito, soprattutto inedito, può dare una spinta importante, per la pubblicazione. Io credo che sia stata una buonissima, bellissima idea, essere vincitore è ancora più bello, però, sicuramente è un'idea che ha avuto Monica, importante. Cioè, se tu a una casa editrice metti il valore aggiunto, oltre al romanzo, dice è stato tratto anche un film, E certo. sicuramente verrà valutato in maniera diversa, perlomeno lo leggono, perché più delle volte magari presenti un romanzo e non viene neanche letto, questa è la tragedia, insomma, se non i soliti nomi che girano, è lì. Sì, la casta. Anche questo è un altro bell'argomento. Le caste sono ovunque. E vabbè, purtroppo. No, Monica, io volevo parlare, approfitto ancora di qualche minuto della tua presenza. Volevo chiederti un po' delle difficoltà che il cinema indipendente come il vostro, deve affrontare. Credo uno fra tutti, quello del budget. Come si risolvono determinati problemi? Guarda, quello del budget è il problema di sempre, nel senso che purtroppo sì, ci sono dei finanziamenti da parte dell'ex MIBACT o oggi MIC, ci sono in varie forme, però purtroppo i primi che arrivano sono sempre quelli più grossi, quindi le problematiche ci sono da quel punto di vista. Ci vuole qualche imprenditore coraggioso che abbia qualche aggancio con la distribuzione, quindi dice ok, investo dei soldi e in qualche modo so che il film lo vendo. Non sempre funziona così, non sempre si vende e non sempre si riesce a recuperare quello che si è speso, però ci vuole coraggio nel cinema come nella vita, no? Sì, giusto, sono pienamente d'accordo. Quindi qual è il futuro di questi cani di strada? Cioè, il futuro è segnato, lo presenterete a delle mostre e sperate quindi nella distribuzione? Beh, Cani di strada è un film d'autore ed è proprio un film che deve andare nelle mostre. Noi adesso l'abbiamo iscritto al Festival di Locarno, speriamo a metà luglio È ci un diranno festival se ci stranoto, presentano. diciamolo, per i non addetti ai lavori. È un Famoso. festival molto importante, Sì. infatti se riusciamo ad entrare a Locarno, insomma, probabilmente abbiamo un santo in paradiso, non lo sappiamo, però proveremo anche con altri festival sicuramente. E quindi da lì poi qual è la trafila? Questo per farlo capire un po' a chi ci sta ascoltando. La trafila è di un film come questo è, ok, trovare dei finanziamenti. Il budget per un film così, capi a quanto si aggira, intorno a quali cifre? Per far capire anche. Beh,
Il budget di un film del genere si aggira intorno ai 120-150 mila euro. Ed è basso. Sì, ed è basso, sì, basso profilo, È quindi molto veramente basso. amore per l'arte. Stiamo parlando proprio di bassi, di bassi, di un ba e quindi poi dopo che uno ha fatto il film, l'ha costruito, poi lo manda ad un a diversi festival, poi che succede? Succede che si spera che lo compri la Rai, che si distribuisca. Qual è? Allora, il festival può già trovarti delle vendite, perché comunque ci sono sempre dei mercati anche abbinati ai festival. E dopodiché, sai, sicuramente viene proposto al TV come la Rai, come può essere Sky, oppure come possono essere oggi le piattaforme, che sono quelle che tutto Esatto, ecco. sommato fanno più di tutto, perché avendo chiusi i cinema, la gente si è riversata sulle piattaforme e purtroppo, dico purtroppo perché comunque vogliamo andare al cinema, è diventata un'abitudine. Speriamo che quando si riaprono seriamente i cinema la gente ricominci ad andare, ma temo che ci sia sempre più richiesta dalle piattaforme piuttosto che dalle sale. Ma le piattaforme quindi in un certo senso possono rappresentare uno sbocco interessante Beh, oppure no, voglio dire, danno danno molta molta visibilità, visibilità sì. alle Sì, piattaforme, sì. è vero, io sono uno di quelli che ha Tantissimo. fruito delle piattaforme durante il lockdown e ho scoperto, ad esempio, una serie di titoli italiani, soprattutto che non erano passati assolutamente Grande Sì, nella distribuzione. grande distribuzione, anche cose molto, ma No, no, molto certo, sì, in interessanti sala, certo. e Poi simpatiche. magari sono film che avevano fatto un passaggio televisivo e chi l'ha visto, dopo nessuno si è più preoccupato di quel film. Mentre la piattaforma ha dato la possibilità di rivederlo a chi stava a casa in lockdown e a chi non ha avuto la possibilità di vederlo prima. Ma le piattaforme pagano bene oppure c'è questa Questo è storia? un Questa altro bel discorso. è una curiosità personale, no? Nel senso che dico, vabbè, la mettiamo sulla piattaforma, non è che questi ti fanno proprio i cose, ti fanno gli strozzini Dipende, ti dicono sì, dipende quello poi. dipende, dipende. Dipende dal cast, dipende da se hai vinto premi, dipende da tutta una serie di cose. Guarda, interessantissimo. Noi parleremo con te altre 2 ore, soprattutto perché ci stai svelando, no? Aprendo delle porte su misteri anche cinematografici perché magari questo star system o questo sistema così viene visto esclusivamente molto glamour, poi invece poi c'è il sudore di una come te che si deve andare a trovare magari qualcuno che metta qualche soldo nella produzione, che magari ha l'idea Questo e no, non la può realizzare, può quindi aiutare il tax credit per le aziende, per cui ogni azienda di qualunque cosa sia si occupi, se vuole, può investire nel cinema e ha anche delle grosse agevolazioni fiscali. Quindi lanciamo un appello a tutte le grosse aziende che vogliono investire nel sì. cinema, potendosi ricavare Ma guarda, facendo io la spesa. sì, ma questo è vero. Guarda, hai detto una grossa verità. È una cosa che in Italia non si usa molto. Io, per esempio, sono stato a Londra alcuni anni fa e avevo degli amici facoltosi. E uno di questi una sera mi portò a Soho, in un teatro, a vedere una rappresentazione di un famoso musical, tra parentesi, che ha girato un po' il mondo. E lui mi diceva che aveva comprato il 9% di specie di titoli di produzione, quindi aveva messo il 9% della produzione e naturalmente ne ricavava il 9% degli utili. Certo, E questa è sì, una. ricavarne anche. Sì, Cioè, nel infatti. senso che se una società investe, poi è il primo a ricevere i profitti dal film. Certo, e non stiamo parlando di una società di produzione televisiva, stiamo parlando di uno che vendeva tappeti in tutto il mondo, quindi aveva fatto un investimento. Quindi questa cosa in effetti credo che in Italia non si usi molto. Allora Monica, io Lo ti considero ringrazio. sicuro.
Prego, prego. Al momento lo fanno i grossi gruppi, le banche, le assicurazioni, però è interessante se riuscire a sviluppare anche ad altre realtà, insomma, questa possibilità, perché comunque è una possibilità anche dal punto di vista fiscale per loro. Certo. No, ma poi c'è anche questo crowdfunding che non è tanto decollato da quello che sento nel nostro paese, quindi perché chi ha soldi, esatto. Poi... Va bene, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Noi, se vuoi dire qualcosa, insomma, così che ti viene in mente, lo puoi fare per lanciare questo bellissimo film. Io lo do bellissimo a scatola chiusa. Conosco anche io. Anche tu. E noi poi continueremo la chiacchierata con Elio. Qualsiasi cosa, noi siamo a tua completa disposizione. Grazie. Grazie a te, mando, buona serata. Vi mando un saluto, un bacio a Elio. Ecco Elio. Spero di incontrarti, Monica, prima o poi. Spero di poterti prima incontrare. magari a Locarno. Magari sì, come, dai, mamma mia. Come vincitori. Crediamoci, crediamoci. Veniamo pure noi, facciamo la diretta da Locarno. Okay, buona serata. Ciao Monica, un abbraccio ciao, grande. Grazie. Ciao. Ciao. Da dove vieni? Non lontano. Se non muovo lì, fa niente. Io sono amico dell'ufficio immigrazioni. Mi cacciavano sempre come un cane rognoso. Ma tutti mi chiamano puttana. Quando mi capita di avere una bottiglia tra le mani, mi metto a cercare il messaggio. Secondo me è stato proprio Furgone a scegliere me. Ma che cazzo dici, mica in cane? E dove portava quella scala, secondo te? Verso libertà. Ma come fai a sentirti libero dentro una scatola di latta? Non mi piaci. E non mi piacciono gli stranieri. Non sono stupidi. Sono pericolosi. Le stelle sono più belle, a occhio nudo. In deserto si vedono meglio, non ci sono tutte queste luci. Guarda meglio. Ma tu hai dimenticato chi sei, chi siamo. E chi siamo? Cani di strada. Ci fermiamo per rifiatare, poi riprendiamo a correre più veloce di prima.